Allora, Presidente, partiamo da questo sogno. Io lo chiamo sogno perché mi ricordo benissimo le ultime partite di Eurolega qui a Treviso, palazzetto non propriamente pieno, e invece in un campionato di Serie A di Italia, dove non sempre le partite sono di cartello, vedere il Palaverde sempre al completo credo che possa definirsi un sogno. Diciamo a tutti che in realtà è la pazzia di pochi è diventata sogno, perché ormai è pazzia di tutti, nel senso che quando Benetton decise di lasciare ci siamo resi conto che nessun altro poteva pigliare il suo posto come modo operandi, e siamo nati con la voglia di dire a noi stessi che era giusto che dei ragazzini sognassero di giocare a pallacanestro, un po' diverso dall'avventura che ho vissuto io quando ero ragazzino o che ha vissuto Andrea Gracis, che era il direttore sportivo. Ci piaceva questa idea, la piazza ci ha fatto capire subito che era pronta a seguirci. Quando dico piazza dico la città di Treviso, ma anche l'intera provincia, perché è lì che viene la maggior parte delle persone, da lì che viene. E ci siamo accorti, facendo la prima conferenza stampa in piazza, che soli non eravamo. E allora abbiamo provato a cominciare con tutto lo ostracismo possibile da parte degli organi federali o d'altro, perché siamo partiti dal minimo, dalla promozione. Però primo anno fare più di 1000 persone in media palazzo per la promozione, poi in B sui 1200 e primo anno di Serie A girare a 4200 persone in media è stato, ammetto, molto molto bello. L'anno scorso a fine campionato ho definito la stagione di Treviso come una stagione, diciamo, dalle due facce. Ho dato un 7 meno, devo essere sincero. Grande difesa, non mi sono divertito spesso nella parte offensiva della partita, e poi c'è la partita, la serie playoff contro la Fortitudo, due partite perse in casa di misura, proprio alla fine comunque conta chi va avanti e chi viene eliminato. Io magari esattamente lo contesto, perché potrei starci un po' di più, perché in effetti se uno va a leggere i progetti e i proclami per il campionato non ci metteva sicuramente primi in regular season. Il che significa che qualcosa di buono abbiamo fatto e qualcuno si è preoccupato. Credo che Bologna-Virtus fosse finita il girone di qua ai playoff e avesse avuto quel momento di crisi che ha avuto con 4 sconfitte in fila, non avrebbe riso per tanto a fine campionato. Ma è vero, come dici tu, che alla fine solo chi vince ha ragione, e purtroppo noi le due partite in casa perse per un canestro una, l'altra per 3 punti è vero, ma due fatti a tempo scaduto praticamente, sono figli di episodi, ma sono quelli che fanno la differenza. Sul discorso offensivo parli con una persona che forse ha fatto della sua carriera la difesa e che quindi apprezzava e continua ad apprezzare come momento di coesione della squadra, però è vero che chiudere il campionato a 70 punti media partita non è tantissimo, anche se fatti bene, però, ragazzi sono stati molto bravi. E quest'anno abbiamo fatto un cambio radicale, forse figlio delle 3 stagioni precedenti, perché non dimentichiamo che abbiamo vinto l'anno di Silver uscendo poi con Agrigento che è arrivato in finale con Torino. Abbiamo vinto il campionato di regular season perdendo con Bologna in semifinale, che è andato in finale con Brescia e Fast Brescia. L'anno scorso siamo usciti un attimo prima, ripeto, per piccola differenza, e quest'anno abbiamo detto proviamo a non uscire prima, proviamo ad arrivare fino in fondo e a giocarci in maniera diversa, e quindi la scelta del roster l'ha fatta poi in funzione di avere un po' più di malizia e magari qualcuno abituato a giocarsi con l'ultima palla così pesante e così importante. Quest'anno appunto dicevamo, l'anno scorso si è chiuso un ciclo, quest'anno la filosofia del mercato è stata diversa rispetto agli anni passati, sono presi dei giocatori con grossa esperienza, non anziani ma esperti, e si è fatta una squadra più pronta probabilmente a fare la differenza con quel punto, quei 3 punti che l'anno scorso sono stati determinati. Si può dire bene tu che si è fatta una squadra, in realtà si è fatto un gruppo in questo momento. Sta a Pilla adesso e al suo lavoro in palestra a trasformare il gruppo in squadra, perché è lì che fa la differenza. Noi abbiamo vinto parecchio in questi anni in Serie A, perché siamo diventati prestissimo squadra, abbiamo saputo sopperire con la forza del gruppo, che non è la banale, classica frase domenica sportiva, all'individualità. Quest'anno forse abbiamo un po' più, abbiamo sicuramente più individualità, ma non perché fossero minori tecnicamente i giocatori venuti fino ad oggi, ma perché disabituati a giocare le partite con certa intensità. Non è che abbiamo mistificato completamente la nostra scelta di avere giovani, perché comunque abbiamo preso giocatori che sono dal 93, dal 94, 95, abbiamo 2 in rosa al 99, ora in precampionato sto giocando ragazzini nel 99-2001. La scelta, se vuoi, preponderante è di avere in questo momento 9 italiani, 9 e di avere un solo straniero, perché ci lascia liberi di fare 2 cose fondamentalmente.
nel fare mercato quest'anno abbiamo aspettato anche i giocatori che erano sotto contratto, primo Matteo Negri, che è stato 2 anni fa il miglior sesto uomo del campionato e che io credo che voglia tornare ad essere il miglior sesto uomo del campionato, io credo che possa tornare ad essere il miglior sesto uomo del campionato, quindi voglio aspettarlo. Ha fatto un anno strano perché è un giocatore molto fisico e non poter esprimere fisicamente se stesso è stato molto rilevante, si è operato, adesso sarà pronto a ottobre, dice lui, io dico per novembre, va benissimo. E l'altro Lorenzo Lezzardo, il miglior talento italiano del 99, che l'anno scorso era stato crociato, poi alla prima partita di campionato, dopo l'incidente, si è rotto la clavicola su un posto. Quindi dico, questi due ragazzi qua hanno diritto di essere aspettati e poi vedremo come stanno, liberi di giocarci una scelta in più che abbiamo. La fish che vi siete tenuti in tasca, quando ve la giocherete? Vabbè, qua diciamo che se fossimo a un tavolo con la tovaglia verde, non si dichiara quando ci si gioca la sua dichiarare. Io voglio giocare nel prossimo anno, cioè 2018-2019. Okay. Nel senso che mi piacerebbe tanto non ci fosse bisogno di averla, perché significa che Negri fa perso quello che è, De Zardo riesce a raccontare il suo percorso carriera come ha perso l'anno scorso. John Brown, che è una fabbrica d'energia, riesce a fare per due anziché per uno, perché Antonutti la mestieranza con Musso che ha va benissimo, perché Imbro racconta il suo talento tecnico mostruoso, Sabatini la grinta, la voglia di emergere, perché Fantinelli, anche quello 2 anni fa miglior giocatore della A2, quest'anno verrà conteso da 10 squadre di A1 perché lo vorrà. A quel punto più il buon Bruttini, che non è che porti buono, è che è bravo proprio. E quindi ha la fortuna di andare in certe squadre che ne usano a fin di fondo il valore, per cui sa far bene. Più Nicolis, che è lì in rosa, e altri ragazzini. Perché io dico, mi piacerebbe non usarla. Chiaro che se serve ci si pensa. Però è di fatto il primo rispetto che abbiamo con i giocatori che abbiamo scelto di avere è aspettare anche due recuperi dall'infortunio. Allora, non le chiedo le ambizioni stagionali, faccio un altro gioco, diciamo la prendo larga, dico che praticamente con questo mio viaggio sto scoprendo che ci sono due modus operandi, c'è chi dice incominciamo a costruire quest'anno e poi facciamo l'in l'anno prossimo che ci sono tre promozioni, e c'è chi dice no, l'anno prossimo con tre promozioni ci sarà un intasamento di all-in micidiale, si rischia di far saltare il banco. Ecco, parliamo di queste due filosofie e magari vediamo se riesco a capire quali sono le vostre ambizioni di quest'anno. Io posso raccontare il fatto che fossimo andati in campo in finale con Brescia 2 anni fa, Brescia ha perso 2 volte con noi, per quello posso raccontarti quanto mi secchi, perché quest'anno la finale Trieste aveva perso 2 volte con noi in campionato e poi ha dato tantissimo nella semifinale con Bologna e poi la Virtus ha vinto, chapeau come ha vinto, però con la Virtus 1-1 palla al centro durante il campionato del Bologna. Per cui dico, accidenti, era meglio vedere questo all-in, all-out da sopra e godersi la 1, visto che c'è un po' di tranquillità in questi prossimi 2 anni e giocare a medio lungo. Ma sono una squadra duttile in questo senso, perché siamo in grado di raccogliere oggi, perché i ragazzi presi qua bambini, adesso quando sono 93 ormai sono dichiarati vecchi, ragazzi a 24 anni, è bene che raccontino se stessi fino in fondo. Lo stesso Fantinelli che è rimasto qui da noi quest'anno perché vuole andare sulla squadra di quest'anno. Sono d'accordo con te, mi stupirei moltissimo se apparissero molti soldi di colpo il prossimo anno. Okay. Io purtroppo ho questo vizio e l'ho raccontato anche in sede di Lega quando ci troviamo con i presidenti. La eticità di un movimento la si racconta anche per la sua consistency, per la sua capacità di essere coerente nel corso degli anni. Allora, vedere queste uscite clamorose o riapparizioni clamorose un po' mi dà fastidio. Prima perché so quanta fatica si fa a trovarli, ma bisogna fare fatica per trovarli. E raccontare di averli, poi non averli realmente mi dà un po' fastidio. Per cui lo dico per i giocatori, visto che ho giocato, e quando trovo ragazzi che arrivano con dichiarazioni di pagamento a venire che mi danno un po' fastidio, perché l'input sarebbe stai giocando per me e fine anno sul serio tutto quello che hai fatto. Oppure grandi investimenti quando sai che dietro le spalle i fondi sono relativi, o meglio di colpo appaiono, ecco, mi lascia un po' perplesso. Perché abbiamo bisogno di essere solidi con il movimento. In realtà quello che mi dà più fastidio in questi anni, io ho giocato dal 77 al 94, cioè prima della Bosa, poi l'ho visto da fuori, sono rientrato, lavoro ce l'ho comunque, ma l'ho vista poi da fuori e sono dentro ormai da 5 anni, per il 6° anno. Ecco, abbiamo sprecato per niente, a parte le non qualificazioni con i piedi che fanno male al movimento,
ma la pallacanestro in sé si sta vendendo in maniera relativamente produttiva. Mi piacerebbe che fosse capace di raccontarla meglio. Rimaniamo comunque secondo sport squadra. È vero che comunque basta un pezzo di ferro, ma in realtà basta il cestino con gli ombrelli per giocare a basket con una palla di stoffa se vogliai farlo. Non hai età? No, non hai età no, perché se posso giocare anch'io, che i miei amici, che l'alibi è solo una ripresa dalla dita a fare la cena dopo, ma lo fai lentamente come chiunque altro. Però ridi, scherzi, solidarizzi con i tuoi compagni, non hai limiti di età. Ecco, il basket ha perso qualche treno. Dovremmo essere un po' più dentro nell'aspetto scolastico e un po' più dentro nel rispetto televisivo, perché anche lì in questo momento il vettore, che grazie a Dio ci copre da 2 anni in maniera significativa, abbiamo dovuto pregare per averlo, quindi chapeau che ce l'ha fatto avere, ma è folle che un momento del genere non fosse così coperto. Tra 20 giorni, meno di 20 giorni, ci sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione. Diciamo che la DeLonghi degli ultimi 3 anni è stata fortissima nel corso della stagione, è stata un pochettino meno forte quando gli appuntamenti erano da dentro fuori. Sarà un primo step per capire se quest'anno ci si potrà aspettare qualcosa di più. Sì, l'alternativa è perdere tutte adesso, ma poi non arrivare ai playoff, quindi non abbiamo più il dubbio di fare dentro fuori. No, in realtà stiamo facendo un precampionato, 2 partite fatte finora, ma quella è la prossima, che ci sta raccontando quanto spazio per la squadra per crescere e quanto bisogno ci sia che si armonizzi. Non lo saprai mai durante l'anno se sei capace di vincere quelle in out, lo saprai perché ti comporterai in un certo modo in alcuni momenti di partita, quando sei sotto, quando sei avanti, la capacità quindi di uccidere le partite e la capacità invece di non farle mai morire. Ecco, io lì vorrei vedere i ragazzi con un'unica affermazione, che è quella che vale ancora dall'anno di promozione con i ragazzini. Voglio, vorrei, sarebbe corretto eticamente, ma in realtà voglio, anche so che non si può dire a nessuno, che i ragazzi escano dal campo sempre con la convinzione certa di non avere più nient'altro da dare. Se uno esce dal campo e ha fatto tutto quello che aveva e ha perso, vuol dire che l'avversario è più forte di lui. Poi venga a me, si dentro, si sta a dire non ce la facciamo perché troviamo la ragione per cui. Ma solo se dentro in campo chiunque ci è andato ha dato il possibile. Quindi in realtà ho visto poi il pubblico amare questa squadra quando mi commentavi quanta gente viene, è perché hanno visto questo. Ed è una delle frasi che quest'anno abbiamo detto ai giocatori nuovi, sono tanti, andate a meritarlo di questo pubblico, perché è una piazza che ama, fin tanto che vede, ripeto, che la gente, i giocatori, quindi si impegna per la maglia che indossano. È un valore assoluto questo. Credo che uno che si impegni viene giustificato in molti degli errori che può fare, se l'ha fatto per generosità. Poi sta a noi capire se manca qualcosa, casomai provvedere. Dicevi noi che c'è sempre una fish da usare. Certo. Se ci dovessimo ritrovare qui a luglio per un meraviglioso prosecco trevigiano, cosa dovrebbe succedere in questa stagione perché lei riesca a guardarmi negli occhi e dirmi: Antonio, sono veramente soddisfatto? Nella pioggia vorrei dirtela dalla 1 e con una squadra costruita dove non scaglia solo si fa 3, 4, 5, 5, la famosa formula matematica che è allucinante. Sì, vorrei fosse quella, però se fosse venuto in luglio precedenti ti avrei sempre detto che ero soddisfatto di quello fatto. Bisogna distinguere un attimo, ma non lo uso come alibi, è che noi siamo quello che siamo dal 2012. Promozione, Serie B, vinta la Silver, era 3, usciamo con una grigenta, ripeto, folli, anche lì, ma per paura di vincere, assolutamente. Secondo anno, usciamo con Bologna, si poteva vincere? Sì. Si poteva vincere meno di quest'anno? No, quest'anno dobbiamo vincere facilmente, perché perdere di uno vuol dire che potevi, era solo una palla. Per cui, ripeto, in entrambi i casi avrei detto sì, sono contento, con un pizzico di amaro in bocca, sono contento perché sono ancora qua a giocarmela quantomeno, a differenza del passato siamo vivi, stiamo giocandocela, stiamo costruendo una squadra e la stagione è davanti. Io dico sempre che dobbiamo cercare di migliorarci e le finali per vincere devi andare a giocarla. Per cui la famosa partita con la palla che pesa più di tutte, il famoso in-out, ce l'hai solo in quella partita. Ed è quella che vorrei andare a vedere come si comportano, perché secondo me lì poi partono meccanismi stranissimi. Il giocatore non è più lo stesso. Non mi si parli di stanchezza, non mi si parli di pesantezza di gambe, di situazioni particolari, perché lì la testa comanda il 99% delle situazioni, e l'umore, la forza mentale. Per cui vorrei vedere, tanto vorrei vedere il palazzo in quel giorno, cosa sarebbe, per una cosa incredibile.
e vorrei vedere i ragazzi per il momento. Per cui mi piacerebbe andare a giocarmi la finale e poi dirti a fine anno, pazienza, oppure hai visto?